E buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV. E sale la tensione anche sociale in questi giorni. Ci sono proteste, in pratica più proteste ogni giorno, contro, in particolare contro il governo. Stamani a Firenze quella degli NCC e bus turistici in piazzale Michelangelo, ma anche un flash mob degli infermieri. Allora vediamo perché, nel servizio di Rachele Campi. Francesco De Dorardino, Anna Poggi, Roberto Marignano. Pronunciano i nomi degli infermieri uccisi dal Covid-19, poi un minuto di silenzio e le ragioni espresse a gran voce davanti al Palazzo della Regione Toscana a Firenze. Nursind, il sindacato autonomo degli infermieri, ha esposto 40 scarpe bianche, le classiche utilizzate nelle corsie degli ospedali. Si sventolano bandiere, ci si tiene la testa tra le mani, il ricordo è vivo e le promesse delle istituzioni all'intera categoria sono disattese. Oggi siamo qua e il motivo è per non dimenticare il vissuto dei colleghi durante l'emergenza Covid-19. Questa è una tappa dopo Torino e Ancona che stiamo manifestando a livello regionale, e quindi è una tappa importante quella di Firenze, proprio in memoria del vissuto e soprattutto incentrata sul ricordo dei colleghi deceduti per questa emergenza. I nostri 40 colleghi rappresentati dagli zoccoli che stiamo disponendo sono appunto il cuore centrale della giornata di oggi, oltre chiaramente a evidenziare le tante promesse che le istituzioni, governatore Rossi e anche altri esponenti statali governativi ci hanno promesso ma non mantenuto. Ecco, di che promesse si tratta? Beh, le promesse sono quelle di riconoscimenti economici e quindi di cose che dovevano valorizzare la professione. In realtà siamo partiti a marzo prospettando un aumento dei salari, cosa non avvenuta, e siamo arrivati ad aprile con un bonus, nemmeno per tutti, di 100 euro, a maggio è sparito tutto, e queste sono le promesse dei nostri eroi, che è stato usato impropriamente come termine, credo, per lavare le coscienze di tanti. E a proposito di promesse, Antonello Giacomelli ha scritto al sindaco di Prato Matteo Biffoni per sollecitare un chiarimento sul perché molti pratesi non abbiano ancora ricevuto la cassa integrazione. Nonostante le risorse stanziate, scrive Giacomelli, e le iniziative di sollecitazione assunte, continuano le segnalazioni dei problemi. Tutto questo mentre INPS Toscana assicura di aver mandato in pagamento tutte le richieste. Credo sia necessario chiarire e farlo in tempi brevi. So bene, continua Giacomelli, che l'amministrazione comunale non ha poteri in merito, ma chiedo se ritieni di promuovere un incontro anche con i responsabili dell'INPS e con chi riterrai, per chiarire in modo definitivo la cosa. E poi dice: ti sarei grato se tu ritenessi di coinvolgere anche Regione e ABI. Solidarietà tra cooperative sociali a Pistoia. Vediamo i dettagli nel servizio di Patrizio Ceccarelli. Il 20 maggio scorso il piccolo magazzino della cooperativa sociale Il Poeta Onlus, all'interno dell'ex ospedale del Ceppo, era stato svaligiato e i ladri avevano portato via decespugliatori, soffiatore e motoseghe, strumenti acquistati con fatica e necessari per la manutenzione delle aree verdi della ASL pistoiese, di cui la cooperativa si occupa. I quattro ragazzi avevano cercato di curare i giardini e le aiuole lo stesso con ramazze e rastelle, ma il presidente della cooperativa, Massimo Passi, aveva lanciato un appello pubblico perché qualcuno li aiutasse a ricomprare gli attrezzi. La risposta è arrivata immediatamente dalla cooperativa sociale La Spiga di Grano, che ha donato gli strumenti per sostituire quelli che erano stati rubati e che erano indispensabili per portare avanti l'attività. Questa è una giornata importante, una giornata, vorrei dire, di festa, perché sono due cooperative del territorio che si conoscono, che si stimano e che si aiutano.
Quindi diciamo, oggi riaffermiamo l'importanza della cooperazione sociale e della cooperazione sul territorio. Quindi facciamo vedere che le cooperative rispondono ai bisogni reali e ridanno al territorio quello che ricevono. Questo è un legame che per noi è importantissimo e va riaffermato con orgoglio ogni giorno. È una donazione che è arrivata, e ringrazio di cuore la cooperativa La Spiga di Grano nella rappresentanza di Enrico Pellegrini, che ci hanno donato sia il tagliasiepi, uno dei loro tagliasiepi e uno dei loro frullini a zaino. Questo ci dà la possibilità di poter continuare e io li ringrazio tutti, anche a nome dei miei preziosi ragazzi, perché la nostra è una cooperativa sociale, tengo impegnati persone con problemi di disagio mentale, che tra l'altro diamo un ottimo servizio sia alla nostra preziosa ASL ma a tutti quelli che frequentano la ASL. Quindi siamo un servizio, mi permetto di dire, prezioso per tutta la comunità. E in occasione della festa della Repubblica, il centrodestra Mare in Mano ha organizzato un flash mob a Follonica per dire no al governo Conte. Carlo Sestini. 2 giugno diverso, prima l'abbiamo vista insieme al prefetto davanti al monumento dei caduti, adesso invece a manifestare contro il governo a Follonica. Peraltro lo stesso Presidente della Repubblica ha richiamato all'unità. Ma un conto è lo Stato, il rispetto dello Stato, la festa della Repubblica, un conto è il governo, quello che il governo sta facendo in un momento fondamentale per la nostra nazione, ma anche per gli enti locali che sono stati completamente dimenticati. I ristori che stanno arrivando sono altamente insufficienti e sono tardivi rispetto alle esigenze, quindi non si può mettere sullo stesso piano certamente la nostra manifestazione di sensibilizzazione governativa con la manifestazione della festa della Repubblica nei confronti di uno Stato per cui io ho un massimo rispetto. L'una cosa non ha niente a che fare con l'altra, l'unità è vero, bisogna andare incontro a questa necessità, però bisogna anche riconoscere che di unità non si è parlato nel trattamento nei confronti dei cittadini. Ci sono stati cittadini di serie A e ci sono stati di cittadini di serie B, ma penso anche agli enti locali che a fronte dei ristori paventati sicuramente hanno una carenza di introiti estremamente superiore. Quindi siamo tutti uniti, io preferisco essere unito nei fatti piuttosto che nelle parole. Siamo qui a sensibilizzare il governo nazionale affinché questo avvenga. Quante risorse sono arrivate al comune di Grosseto? Attualmente sono arrivate 215.000 euro, già erano arrivate, poi si parla di questo 1.300.000 che sicuramente è un ristoro importante, ma rispetto al danno che comunque un comune di Grosseto che non può stampare moneta e che dipende dagli introiti tributari e fiscali e quindi anche dai trasferimenti dal centrale, sono altamente insufficienti per poter fronteggiare la crisi. Abbiamo bisogno di essere trattati per quello che siamo, per quello che abbiamo rappresentato come comuni, il baluardo fondamentale di riferimento per tutti i cittadini e per gli enti anche sovraordinati. I sindaci di tutta Italia hanno manifestato una casa matta e un punto di riferimento fondamentale che ora ovviamente si è esanimato, ha bisogno di risorse, ha bisogno di ristoro e questo è il motivo per il quale oggi io sono qui insieme al popolo del centrodestra. Questo è un flash mob simbolico, statico, silenzioso, nel massimo rispetto di tutti i protocolli sanitari e delle forme del distanziamento sociale, che decidiamo di fare in una giornata che è altrettanto simbolica per gli italiani e per la nostra Repubblica. Questo governo sta portando alla rovina la nostra nazione. Vogliamo dare un segnale che siamo vicini agli italiani, ma soprattutto siamo vicini a Follonica. E l'orgoglio italiano scende in piazza anche a Viareggio. Anche a Viareggio, come in tutta Italia, il centrodestra ha manifestato nel giorno della festa della Repubblica per dire che l'Italia non si arrende. In piazza Campioni, per il flash mob, c'erano parlamentari, sindaci, consiglieri regionali e comunali, militanti dei partiti della coalizione. Una manifestazione politica più che storica, in nome dell'orgoglio italiano, che per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si traduce nella protesta contro il governo, che non avrebbe saputo affrontare l'emergenza coronavirus, mettendo in difficoltà economica italiani e toscani. Il segnale che questo popolo, questi cittadini stanno dando
è che comunque vogliono parlare, perché la mascherina non deve essere un bavaglio, le libertà democratiche devono continuare a essere rispettate e soprattutto è una forma anche di protesta per quello che non è stato fatto. L'economia non sono state date risposte, sia per la salvaguardia dei lavoratori e delle famiglie. Come voi sapete, la cassa integrazione ancora non è arrivata a nessuno. Per quanto riguarda le aziende, hanno dato un prestito di 25.000 euro che alla maggior parte delle aziende non è arrivato, comunque un prestito che va restituito. Dal punto di vista del contrasto al Covid, noi purtroppo siamo una nazione che ha reagito con ritardo. Le imprese sono state lasciate da sole, non ci sono provvedimenti che garantiscono lo sviluppo, il sostegno, è stato prodotto soltanto un'attività legislativa di tipo assistenzialista che porterà sempre al decremento del prodotto interno lordo e alla distruzione delle imprese. Vogliamo fare proposte concrete per dimostrare agli italiani in difficoltà che non sono soli. Questa è la sintesi e ripartiamo insieme, lo slogan dei partiti in piazza, ma ancora non si capisce come. Si invoca la coesione, ma a tempi più che maturi manca l'unità di intenti attorno alla scelta dei candidati in vista degli appuntamenti elettorali dell'autunno, le regionali e le amministrative a Viareggio. Il candidato sindaco è ancora presto per dirlo, però posso dire che questa coalizione si sta ulteriormente allargando, ci sono richieste, interessi di poter condividere insieme un programma alternativo alla giunta del Ghingaro per le prossime elezioni di settembre, quindi stiamo lavorando molto bene, siamo uniti, compatti, coesi. È chiaro che la partita è alle regionali e al comune di Viareggio, dove è necessario che in particolar modo dico per la regione, ma la regione perché in qualche maniera c'è una stanchezza nei confronti di questa sinistra, c'è una stanchezza nei confronti di un'amministrazione che ne ha combinate veramente di tutti i colori, perciò dico è necessario un centrodestra unito che si presenti alla regione toscana, candidati giusti a cominciare dalla presidenza, ovviamente dal governatore. È una partita che si gioca sul tavolo nazionale, mi auguro che questa partita la chiudano prima possibile in modo per partire veramente con la campagna elettorale. Marchetti è a disposizione, punto e basta, ecco, perciò qui mi fermo, ecco, non aggiungo. E dopo 85 giorni di lockdown riapre la Galleria degli Uffizi a Firenze, una versione slow e al massimo della sicurezza. Chiara Valentini. Un'apertura soprattutto simbolica, quella della Galleria degli Uffizi, oggi 3 giugno, giorno dell'apertura anche dei confini regionali e statali. Una visita più lenta, più riflessiva, ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, un modello che dovrà valere anche per il futuro. Ci saranno molto meno persone del solito all'interno degli Uffizi, per questo motivo sarà possibile di sperimentare un'esperienza museale molto più pacata, molto più tranquilla, molto più approfondita. In realtà abbiamo già iniziato in questi ultimi anni di rendere la visita più lenta rispetto a prima. Abbiamo messo le panchine, per dare solo un esempio, abbiamo riordinato le opere in una maniera da creare spazio tra le varie opere. Cosa che ora ci aiuta molto perché rende possibile il distanziamento sociale. Da sempre il Museo della Galleria degli Uffizi prevedeva 22 metri quadrati a visitatore, con una presenza massima di visitatori all'interno del museo di 900 persone. Adesso il massimo di persone consentite sarà 450, che corrisponde a 44 metri quadrati. Metri quadrati che sarà difficile da rispettare all'interno delle sale più affollate. Alcune segnalazioni in terra eviteranno gli assembramenti e i custodi saranno lì anche per distanziare le persone che dovessero accalcarsi. Per quanto riguarda le altre misure di sicurezza, mascherina obbligatoria, disinfettante per le mani, termoscanner all'entrata, la prenotazione, che agli Uffizi costa 4 euro, è consigliata ma non obbligatoria. Il museo è stato pulito e sanificato, anche se una folata di vento durante la conferenza stampa ha dimostrato che forse qualcosa in più poteva essere fatto. E ci sono, sempre sul fronte della cultura e dell'arte, importanti riaperture anche ad Arezzo, vediamo.
Ha riaperto dal 1° di giugno la mostra La regola di Piero di Mimmo Palladino. La prima parte a riaprire è stata quella all'interno della fortezza di Arezzo e già da questi primi 2 giorni si sono superate le centinaia di visitatori, circa 130 da questa mattina. Tutti i visitatori stanno rispettando le misure, non si può entrare più di 30 alla volta. Una nota positiva è sicuramente i grandi spazi che la fortezza offre per visitare in tranquillità queste grandi sculture di Mimmo Palladino che uniscono tradizione e modernità. L'aveva già vista prima del lockdown o ha aspettato adesso questa rinnovata apertura? Ho aspettato adesso. Mi è piaciuto molto, molto, soprattutto l'ingresso qua. E anche delle statue nelle altre sale. In questo momento di lockdown ha sentito la mancanza anche di poter visitare delle mostre? Sicuramente. A me piace molto la scultura. E io sono di Firenze, abito qua a Arezzo e sicuramente da buon toscano è mancata un po' di cultura. No, non l'avevamo già vista, la prima volta che la vediamo. Sì, io ho sentito il sindaco che esortava a venire a vedere la mostra, eravamo al flash mob e quindi abbiamo unito le due cose. Per questa mostra in particolare forse qualche spiegazione in più sarebbe stata gradita. Molte le famiglie che hanno approfittato di questa occasione per far tornare a uscire i propri bambini. È bene che i bambini si abituino a questa vita, devono stare fuori, giocare e fargli pesare il meno possibile questa situazione. Vi mancava un po' di arte? Sì, certamente. Poi, essendo anche di Arezzo, sapevamo di questa possibilità e quindi siamo venuti qui a vedere questa mostra. E io finisco qui, grazie per averci seguiti.